Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi faremo una ricettina velocissima. È una ricetta che facciamo spesso, soprattutto nel periodo autunnale, invernale, quando comincia a fare un po' più freddo e magari prepariamo zuppe o cose del genere. Quindi faremo una minestra di ceci e cavolo nero. È una ricetta che avete richiesto anche voi di fare una ricettina con il cavolo nero che avevamo presentato negli scorsi video. Quindi andiamo a vedere gli ingredienti e quindi la preparazione. Eccoci ragazzi, la ricetta questa volta la preparo io. Allora andiamo subito a vedere cosa ci serve per preparare questa buonissima minestra. Allora intanto ci servirà l'ingrediente principale, che è il cavolo nero, ce n'è 200 grammi all'incirca. Allora io l'ho lavato molto bene e l'ho tagliato a striscioline piccole. Una patata abbastanza grossa, uno spicchio d'aglio, questa volta abbiamo l'aglio fresco. Poi di solito usiamo il nostro dado vegetale fatto in casa, ma siccome l'abbiamo finito e non abbiamo avuto tempo di rifarlo, abbiamo preso questo dado vegetale biologico che troviamo all'Inns e ci troviamo abbastanza bene, ma di solito preferiamo farlo noi in casa, quindi per questa volta usiamo questo. Poi delle spezie a piacere, in questo caso andrò a mettere del basilico, un pizzichino di noce moscata, del pepe nero, del sale e del curry. Poi ci serviranno 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e poi l'ingrediente che non può mancare sono i ceci. Questa volta utilizzeremo dei ceci in scatola semplicemente per accelerare i tempi di cottura e per fare una cosa un pochino più sbrigativa. Ma andiamo alla preparazione. Ok, allora abbiamo preparato i ceci, li ho sciacquati, li ho inseriti in questa ciotola. Poi ho lavato, pelato e tagliato la patata a pezzetti piccoli. L'ho tagliata a pezzetti piccoli così per velocizzare la cottura e quindi fare una ricetta un pochino più veloce. E poi ho preparato l'aglio, ho tagliato a pezzettini piccoli uno spicchio d'aglio con l'anima. Se però voi preferite l'aglio, avere il gusto dell'aglio più leggero, potete togliere l'anima dello spicchio, altrimenti mettete tutto insieme. Io ho preferito tenere tutto. Cominciamo mettendo 2 cucchiai di olio dentro la nostra padella. Allora io ho deciso di utilizzare il wok perché sempre per questione di tempistica, insomma, cuoce prima la minestra e poi mi piace di più come pentola perché ha una cottura omogenea e poi è grossa, quindi la trovo perfetta per questi tipi di preparazione. Allora andiamo a mettere quindi l'olio, poi il nostro aglio e le patate. Nel frattempo preparatevi un mezzo litro o 400 ml di acqua calda. Lasciamo a fuoco basso andare un po' le patate con l'olio e l'aglio e intanto ci andiamo a mettere un po' di sale. Regolatevi voi come la gradite, se è più saporita o meno saporita. Non esagerate perché dovremo andare a mettere anche del dado vegetale che sarà già saporito di suo. Iniziamo ad aggiungere le spezie, sempre a fuoco basso. Allora, una bella manciata di curry, perché a noi sapete che il curry piace davvero tanto, fa bene, e poi dà anche un po' di piccantore alla minestra. Della noce moscata, proprio un filino. Del pepe nero, non troppo perché già il curry è un po' piccante. Del basilico. E mischiamo di nuovo tutto. Allora le patate dovranno cuocere all'incirca 10 minuti, 15 minuti. Più le tagliate piccole più ci metteranno poco a cuocere. Come ultimo ingrediente andremo ad aggiungere i ceci, perché essendo già comunque cotti non hanno bisogno di una lunga cottura. A questo punto io aggiungerei un pochino d'acqua e facciamo cuocere le nostre patate per una decina di minuti. Ok, adesso le patate si sono ammorbidite, possiamo andare a versare il nostro cavolo, mescoliamo. Allora, nelle foglie del cavolo ci sono delle foglie che magari quelle più grosse hanno il centro più duro. Ho tolto solo la parte più dura e l'ho tenuta poi per fare una minestra a parte oppure magari anche da mettere all'interno del dado. Avevamo fatto la ricetta comunque nel nostro canale su come fare il dado fatto in casa, è uno dei primi video che abbiamo fatto.
Comunque nella playlist, se guardate le nostre ricette, trovate anche quella, se vi può interessare. Adesso vado ad aggiungere ancora dell'acqua, ne metterò un 300 ml, deve essere una minestra, quindi ci vuole un bel po' di acqua calda. Alziamo la fiamma e adesso lasciamo cuocere altri 10 minuti in modo che il cavolo prenda tutti i sapori e si ammorbidisca. E infine aggiungeremo i ceci. Adesso controlliamo. Mi raccomando, se manca acqua dategli un occhio, aggiungetegliela man mano, non fate asciugare troppo la minestra. Mentre ho assaggiato ed era un po', mancava un po' di sale, vado ad aggiungerci ancora un goccio di sale. Prima di mettere i ceci andrò a metterci 2 cucchiaini di dado vegetale. Mi raccomando, sempre meglio preferire farlo in casa perché ci si mette veramente poco a farlo. In questo caso appunto non abbiamo avuto il tempo e modo di farlo noi e quindi utilizziamo questo che gli dà più sapore. Andiamo ad aggiungere i ceci. È ottimo per questo autunno, questo inverno, e fa benissimo, soprattutto il cavolo nero è molto salutare. E poi è un piatto caldo che riscalda. Facciamo cuocere ancora 10 minuti in modo che i sapori si mischino bene e poi possiamo andare a impiattare. La minestra è pronta. Se volete potete metterci, per chi mangia il formaggio, un po' di grana padano sopra, altrimenti mangiarla così. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se è una ricetta molto semplice. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al nostro canale. Noi vi mandiamo un bacione, attivate la campanella delle notifiche e ci vediamo nel prossimo video.